La voce di Edoardo De Filippo, il dipinto Mattanza ellenica di Michele Ruvolo e la sedia su cui nel 1943 sedetta Eisenhower per la stipula dell'armistizio di Cassibile al centro della scena. Elementi emblematici utilizzati dal regista Michele Celeste per rappresentare l'arte come forma di resistenza e mezzo unico di sopravvivenza per l'uomo. Un atto di resistenza vissuto attraverso il corpo, la commistione di idiomi, dialetti e linguaggi che si intrecciano in un unico flusso narrativo. Per far parlare l'arte, i poeti, i filosofi, per donare allo spettatore quel che calaideo ospitale scopi attraverso cui assistere alla manifestazione della diversità come espressione della pura bellezza originaria. Questo l'intento del corto teatrale Metempsicosis Nunc et Nau, che la compagnia Officina Teatro ha messo in scena al Museo archeologico, che ha così chiuso la mostra di Gianni Santagati sulle sponde dell'Imeras. L'arte intesa come mezzo di resistenza, resistenza a tutte le nefandezze di cui l'uomo è capace, dalla guerra all'emarginazione, alla, alla, alla povertà assoluta, questa divergenza tra Occidente ed Oriente e soprattutto paesi del, del terzo mondo. Ma arte intesa anche come resistenza, resistenza alla morte stessa, quindi la parola, il segno del pittore che diventa immortale, le, ehm, le ceramiche dei greci che arrivano fino ad oggi, eh, che sono in un certo senso, la loro bellezza è diventata eh, immortale e per sempre e quindi voi affronti invece la problematica dell'arte più effimera che è quella lì dell'attore, da qui la metempsicosi cioè eh, intesa come trasmigrazione della parola dell'attore verso lo spettatore che rivive nell'animo dello spettatore e quindi fa sì che eh, la parola stessa dell'attore Viva in, viva in eterno. A presentare lo spettacolo Antonio Vitellaro, presidente di Storia Patria, e il direttore Giovanni Crisostomo Nucera, che ancora una volta ha aperto le porte del Museo Archeologico alla cultura. La performance che guida Michele Celeste è un invito alla riflessione. E io ho pensato, riflettendoci un po', a una sorta di start-up culturale. E di queste ce n'è tante a Catanissetta, cioè giovani che si spendono con forti cariche innovative per invitare a vedere il mondo con altri occhi. Ed ancora una volta richiamo il museo archeologico ad eh, un ulteriore evento culturale: questo a, di, a valorizzare e avvalorare, eh, diciamo, ancora una volta. Eh, Cosa intendo io anche per museo? Un museo aperto, dinamico, aperto a tutte le sfaccettature della cultura e dell'arte che vanno appunto dall'architettura, dall'archeologia, dalla storia, alla poesia, alla pittura, alla scultura, alla, alla musica e al cinema e al teatro.